Hello and welcome to today's Buongiorno e benvenuti a questo webinar sul rapporto globale sulla sicurezza. È un mio grande onore per me essere qui a presentare questo webinar. Sono Brian Parkes e sono direttore tecnico della sicurezza IPAF e oggi sono veramente contento di avervi qui oggi. Abbiamo moltissime persone, più di 300 persone registrate a questo webinar e buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a seconda di dove vi troviate. Grazie anche ai nostri speaker per aver accettato il nostro invito. Voglio ringraziare anche Palazzani, il nostro sponsor di questo webinar e grazie infinite perché senza di voi questi webinar non sarebbero possibili. Una piccola introduzione, il webinar è live, c'è la traduzione simultanea in italiano, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, Dutch, cinese e coreano. È un webinar davvero internazionale. Il webinar è anche registrato e sarà disponibile sul sito IPAF e sul canale YouTube nei prossimi giorni. Dateci un'occhiata quando saranno disponibili. Troverete anche i webinar degli anni passati. Avremo anche una sessione domande e risposte alla fine di questo webinar. Se avete piacere, potete porre le domande ai nostri speaker. Godetevi il filmato di Palazzani. Grazie ancora Palazzani per questo video molto interessante. Vorrei introdurre i nostri speaker di oggi. Oggi abbiamo Alana Patterson, che è responsabile delle agency di piattaforme nazionali. E inizierà lei, aprirà le danze, avremo dagli Stati Uniti Abby Christensen, e il presidente di Ruthven Reichmaster, scusate per la pronuncia, e avremo Mark Blundy, il direttore di Health and Safety di Bowman Kirkland. Quello di cui abbiamo bisogno e che tutti voi che state ascoltando oggi segnalate gli infortuni che vi potessero capitare.
in modo da poter aiutare e migliorare la sicurezza nel nostro settore. Nel 2022 c'erano 102 decessi, 90% delle statistiche finora coperte. Questi infortuni sono stati ancora peggiori rispetto all'anno precedente. Quando rileggiamo il report 2022, in qualche modo vediamo dei cambiamenti, ma ancora troppo poco. Se andiamo ad analizzare le cadute della piattaforma, nel 2022 la campagna di sicurezza, occhio alle cadute, era quello di inviare un messaggio chiaro sul fatto che le cadute dall'alto sono ancora la principale causa di incidenti mortali nel nostro settore. Per cui la campagna, questa è la campagna occhio alle cadute, identifica le principali motivazioni e ragioni per le cadute dalla piattaforma e anche come mitigare queste casistiche. Per il 2022 abbiamo ricevuto 92 segnalazioni con 24 decessi, è una diminuzione rispetto all'anno precedente. E le PLE più coinvolte erano le 1B. Andiamo ad analizzare i ribaltamenti. La pianificazione è la cosa principale, l'aspetto più importante, perché tutto ha origine dalla valutazione dei ritmi e dei rischi. Nel 2022 c'erano 11 persone dei ultimi decessi e 11 infortuni molto molto gravi. La ragione più il settore sono più coinvolti sono le edilizie, le aree pubbliche e le sedi commerciali. Possiamo pensare che questi incidenti, questi infortuni accadano nelle piattaforme in estensione, ma questo non è sempre vero. Può capitare che alcune piattaforme si ribaltino su aree pubbliche. Intrappolamento è sempre un motivo di incidente. Negli UK, il Plant Safety Group ha dato una linea guida molto importante che riguardava anche la formazione sulla familiarizzazione anche per gli operatori che lavorano nel settore. Una delle cose che voglio sottolineare è che questo documento è disponibile in inglese, abbiamo anche la traduzione in altre lingue, quindi aspettiamo con pazienza, saranno disponibili le traduzioni a brevissimo. Un altro punto importantissimo è che nel 2022 le 3B sono state le piattaforme con maggiori infortuni per intrappolamento negli ultimi anni. Le 1B attualmente hanno superato le 3B. È molto importante quindi legarsi e essere sempre ancorati. Nel 2022 le persone decedute, c'è stato un 27% rispetto all'anno l'anno passato, l'edilizia è sempre uno dei settori più coinvolti. In IPAF abbiamo delle linee guida molto importanti sull'utilizzo di sicurezza delle PLE, quindi dateci un'occhiata. Se analizziamo i settori, di nuovo l'edilizia è uno dei settori dove capitano di più. È molto importante non solo la pianificazione, ma anche il controllo e la supervisione in cantiere. Dobbiamo analizzare naturalmente, sviluppare una procedura di lavoro sicura, selezionare le attrezzature corrette. Per il 2023 la nostra campagna di sicurezza globale, che è nata per ridurre le principali cause di morte nel settore, che sono le folgorazioni e le scosse, la guida ha lo scopo anche
che vi incoraggiamo a scaricare nel nostro sito di IPAF. È gratuito, è un documento molto molto utile e anche questo sarà tradotto nelle nostre lingue chiave. È molto triste affermare che nel 2022 di nuovo sono stati gli Stati Uniti a registrare più segnalazioni. L'89% di tutte le segnalazioni provenivano dagli Stati Uniti. Le telecomunicazioni hanno ricevuto 5 segnalazioni, quindi un po' più alto rispetto agli altri anni. È una statistica sorprendente, dato che di solito l'arbitrio cultura e l'edilizia sono i settori più comuni in cui si verificano folgorazioni e scosse. Le tipologie di macchine sono le 1B, state più coinvolte negli incidenti segnalati, ma ne parleremo più avanti. Parlando di guasti meccanici e tecnici nell'EPLA, sono stati uno dei 7 principali motivi di infortuni mortali. È molto importante riuscire a portare avanti le ispezioni, la manutenzione. In questo webinar è ancora disponibile, può essere scaricato. È un webinar di dicembre. Nel 2022 abbiamo avuto anche delle notizie positive riguardo ai guasti meccanici e tecnici. Abbiamo visto che c'è stata una diminuzione del 75% rispetto all'anno precedente. Polonia, Regno Unito, Svizzera e Repubblica di Corea hanno segnalato 2 incidenti ciascuno. E parlando di settori, abbiamo visto comunque l'edilizia e l'arbirocoltura e 1B, di nuovo il veicolo coinvolto. Informazioni interessanti che possono darvi una specie di background a questo settore. Possiamo adesso lasciare la parola ad Alana, che ci parlerà del suo argomento. Alana, we can't hear you. Alana, non ti sentiamo. Sorry, Brian, I forgot to take myself off mute. Ah, scusate, mi ero in muto. Grazie, Alana. Buongiorno a tutti, sono Alana Patterson, sono responsabile dell'HSE a livello di nazionale e oggi vi parlerò di questo argomento. Ecco, nel 2022 vi sono state 194 segnalazioni con una riduzione del 4,4% nel settore del noleggio. 12 paesi hanno indicato, diciamo, hanno portato delle segnalazioni e ci sono stati sfortunatamente 2 decessi. Da ciò dovrebbe scaturire un appello a tutte le società di noleggio. Proprio in seguito a questo, a causa dell'obbligo di segnalazione degli incidenti nel Regno Unito, l'89% di tutte queste segnalazioni provengono da qui, dal Regno Unito. Sicuramente è incoraggiante ricevere segnalazioni da altri paesi, però il numero delle segnalazioni è ancora purtroppo molto basso, su questo siamo ancora tutti d'accordo. E questo quindi è necessario che tutte le aziende debbano fornire più informazioni anche più accurate all'interno per quanto riguarda le aziende di noleggio. Passiamo alla prossima slide. Nel 2022 i dati indicano che i contatti con la collisione con un oggetto o una persona ora è il motivo più comune degli infortuni maggiori e minori nel settore del noleggio. È probabile che questo tipo di infortuni si verifichi quando la macchina viene azionata e urta un oggetto fisso come un edificio o una persona, o appunto alcuni di questi infortuni si verificano quando la macchina è in funzione. Le aziende di noleggio chiaramente devono ovviamente portare avanti una pianificazione importante quando si prevede questo, ma cerchiamo di rispondere il più possibile alle esigenze dei nostri clienti e per quanto possibile chiediamo loro di fornire un percorso sicuro per la macchina fino al nostro veicolo di consegna o di assicurarsi che la macchina si trovi in una posizione adeguata, vicino al punto di raccolta, per evitare che ciò accada. Alcuni di questi incidenti si verificano quando la macchina viene utilizzata in modalità pedonale. Questo significa che magari l'operatore non è all'interno del cestello o nelle vicinanze e del cesto.
Quindi è necessario, i cavi del quadro di comando mobile variano e quando i rischi sono maggiori è necessario che la posizione sia corretta, oppure quando diciamo, la macchina si muove, si trova in funzionamento normale, come ad esempio lo spostamento di una macchina attraverso una porta con un'altezza limitata della testa. I cavi del quadro di comando mobile variano in lunghezza, alcuni consentono all'operatore di stare più lontano dalla macchina rispetto ad altri, mentre altri sono più corti, il che significa che l'operatore, il conducente e il tecnico devono stare relativamente vicini alla macchina. È necessario assicurarsi che il quadro di comando mobile sia orientato correttamente rispetto alla direzione di marcia della macchina e che l'operatore disponga di spazio sufficiente intorno a sé per non essere schiacciato o immobilizzato contro un altro oggetto. Per ulteriori consigli e indicazioni è possibile utilizzare il TBT, il Toolbox Talk, IPAF, disponibile sul sito web. E come diceva Brian, ci sono molti strumenti gratuiti all'interno del Toolbox Talk che possono risultare utili per queste finalità. Carico e scarico. L'operazione di carico e scarico rappresentano il 22% degli incidenti, hanno rappresentato il 22% degli incidenti legati all'attività di noleggio. Le macchine e operazioni di carico e scarico sono un'operazione ad alto rischio se si tiene conto della loro complessità, in particolare per le centinaia di tipi diversi di macchine che devono essere consegnate e ritirate dalla società di noleggio presso il sito, il cantiere del cliente. Anche se la società di noleggio come Nationwide Platform si impegna a fondo per garantire l'esistenza di controlli del rischio dettagliati nelle valutazioni del rischio e nelle istruzioni di lavoro sicuro, come per esempio i conducenti frequentano i corsi IPAF, Load e Load Più, corsi intensivi introduttivi che includono l'affiancamento e un autista esperto, la familiarizzazione con le macchine e i loro comandi con la modalità di carico e ancoraggio in sicurezza sulle piattaforme. Forme, come caricarle, ancorarle in sicurezza, pianificazione delle configurazioni di carico, l'utilizzo di verricelli per stabilizzare le macchine durante la salita e la discesa delle rampe ed evitare che le macchine più piccole si spostino. Per evitare questi infortuni che comunque continuano a verificarsi, come si può vedere? Appunto, per evitare che alcuni di questi infortuni è necessario che la società di noleggio sia consapevole delle maggiori pratiche, delle migliori pratiche e che facciano riferimento alla rinnovata compagnia IPAF carico, scarico, trasporto delle PLE, ma è anche necessario che i nostri clienti si assicurino che abbiano un luogo sicuro per portare a termine queste operazioni, magari al di fuori della strada pubblica, senza ostruzioni, senza ostacoli, possibile di interfaccia con altri. E poi vorrei parlarvi del rental standard, degli standard IPAF per il noleggio. IPAF e i suoi membri, i suoi soci stanno lavorando alla creazione di un nuovo standard IPAF per il noleggio per riconoscere e questo sarà pronto nei prossimi mesi. Per riconoscere e documentare le buone pratiche del settore che in molti casi superano i requisiti legislativi minimi. Lo standard nasce per un motivo ben preciso e riguarda il noleggio di attrezzature per l'accesso aereo. Viene inteso come un documento di riferimento che delinea i processi operativi del settore e le buone prassi rilevanti per qualsiasi società di noleggio di PLE, da carichi, da cantiere. Noleggio IPAF Plus. Offre ai clienti una garanzia in ogni fase del processo di noleggio dei mezzi di accesso aereo. È una sorta di garanzia per l'azienda, per la struttura di noleggio di alta qualità, cioè la prova che un'azienda di noleggio è stata sottoposta a un audit indipendente e soddisfa i rigorosi standard di salute e sicurezza, qualità e ambiente. È anche un meccanismo attraverso il quale è possibile misurare il miglioramento continuo dell'attività. Le società di noleggio che partecipano al programma di accreditamento IPAF Rental Plus sono sottoposte a un audit annuale in base a procedure e processi operativi riconosciuti. Questo audit ricopre quattro aree principali: finanza, salute e sicurezza, qualità e ambiente. IPAF Rental Plus è un programma obbligatorio per il Regno Unito, promosso dal Consiglio nazionale del Regno Unito stesso, e sta per diventare obbligatorio anche in altri paesi.
dove, nei paesi dove è disponibile. E invito tutte le società di noleggio che non fanno parte del programma a prendere in considerazione la possibilità di aderirvi per innalzare il livello di sicurezza della nostra sezione e in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza. Grazie Lana, fantastico, l'abbiamo veramente apprezzato. Quello che faremo adesso è daremo la parola a Abby. Abby, a te la parola, grazie infinite, il mio nome è Abby Christensen, Rootman Registry in North America. Abbiamo la sede a Houston in Texas e parlerò brevemente delle PLE di tipo 1B. Prima di iniziare a esaminare i problemi di sicurezza, diamo una rapida occhiata a questo gruppo, poiché è il più completo e comprende sollevatori di piccole e grandi dimensioni. Esistono quattro tipi di principali di PLE-1B, montate su camion, montate su furgone, sollevatori compatti semoventi, che sono spesso indicati come cingolati, compatti o sollevatori a ragno, e naturalmente sollevatori montati su rimorchio o indicati come rimorchio. Tutti questi tipi di sollevatori aerei, che sono molto diversi tra loro, ma hanno qualcosa in comune, ed è il fatto che tutti richiedono stabilizzatori e utilizzo in sicurezza. Nessuno di questi è in grado di compensare i propri parametri di portata con il peso, tutti quindi richiedono un utilizzo appropriato di stabilizzatori e le piastre. Per quanto riguarda la categoria dei carrelli elevatori, si distingue tra le unità piccole sotto le 3,5 tonnellate di portata lorda e quelle superiori. Il gruppo sotto 3,5 offre altezze di lavoro da 15 a 26 metri e nella maggior parte dei paesi non viene richiesta la patente CDL, la Commercial Driver's License. Per questo questi macchinari sono molto popolari nei mercati del noleggio, sia per i professionisti sia per i cosiddetti segmenti fai da te o do it yourself. Negli Stati Uniti il limite dei patenti è molto molto più alto, circa 11,8 tonnellate, per cui qui nel nostro paese questo segmento consente di noleggiare unità più grandi, fino a 33 metri, senza la patente. Le categorie di grandi autocarri, di autocarrati, partono da 33 metri e vanno oltre a 100 metri di altezza, di lavoro e 42 di sbraccio laterale. Sono generalmente rivolti a segmenti di mercato professionale che in genere godono di un livello più elevato di formazione sui prodotti e sulle operazioni. Il segmento dei montati su furgone offre un'offerta sia al di sotto sia al di sopra delle 3,5 a seconda dell'altezza di lavoro tra 11 e 17 metri ed è un concetto piuttosto particolare soprattutto in Europa nei segmenti del utility. A livello globale, le piattaforme compatte semoventi sono una delle categorie in più rapida crescita, particolar modo per le unità cingolate. La 1B comprende sia l'unità su ruote sia su cingoli e per buona parte dei produttori presenti sul mercato sono offerti con soluzioni di alimentazione a batteria e con motore a combustione in modo da poter essere utilizzati all'interno e all'esterno. Infine abbiamo il gruppo 1B, comprende anche le unità montate su rimorchio, con un'altezza di solito compresa tra 12 e 26 metri. Sono utilizzate molto per lavori leggeri e per le altezze di lavoro inferiori e si rivolgono in particolare al mercato del noleggio del fai da te, mentre le unità più estese, più alte, sono più comunemente utilizzate anche dai professionisti. Diamo ora un'occhiata alle statistiche sugli infortuni principali tramite quattro indicatori e fortunatamente, come vedete nella slide, mostrano la giusta direzione. Abbiamo 61 segnalazioni ricevute, 11,6% in più, da 12 paesi. Abbiamo 12% in meno di numero di incidenti, infortuni, e 6,0% in meno rispetto al numero di decessi, 47 morti. La direzione è positiva di sicuro, a parte il numero di decessi naturalmente,
In ogni caso, questi numeri sono chiari, parlano chiaro, cioè è necessaria una maggiore formazione. Nel 2022 gli Stati Uniti hanno presentato il maggior numero di segnalazioni di infortuni e hanno coinvolto le PLA di tipo 1B, 32 segnalazioni in totale, che era pari al 47,8% del totale ricevuto. Questo è un po' un paradosso, se vogliamo, perché rispetto all'Europa le PLA di tipo 1B sono ancora una categoria emergente in Nord America, quindi in proporzione l'Europa avrebbe dovuto fare la parte del leone. Inoltre, la Repubblica di Corea ha presentato 19 segnalazioni e il Regno Unito 4. Come dicevamo prima, il settore industriale in cui si verificano più frequentemente infortuni che coinvolgono le 1B e l'arboricoltura, o come lo chiamiamo negli Stati Uniti, il settore del verde, seguito dall'edilizia e la gestione delle strutture. Nel 2022 l'arboricoltura o la manutenzione del verde ha rappresentato 26,9% del numero totale con 18 segnalazioni, 16 infortuni nel settore edile con 23,9%, 9 segnalazioni della gestione delle strutture con 13,4%. Le PLA montate su veicoli sono di gran lunga il tipo di PLA 1B più comune in cui si verificano gli infortuni. Nel 2022 ci sono state 60 segnalazioni che hanno coinvolto le 1B su veicolo, circa il 90%, come 9,0%, quindi un numero spropositato. Le 1B, le cingolati o il ragno, hanno rappresentato solo 5 segnalazioni con l'8% e 1B trainabili molto basso con 2 segnalazioni, circa il 3%. Se diamo un'occhiata quindi ai numeri, i numeri di base non sono grandi dal punto di vista quantitativo, ma non sorprende che le piccole unità montate su autocarro occupino il primo posto. Dato il tipologia di settore in cui vengono operate, quindi a cura degli alberi, le piccole imprese e i privati, tutti i gruppi che tradizionalmente sono i più difficili da raggiungere dal punto di vista della formazione sull'uso sicuro e corretto. Come facciamo a ridurre gli infortuni nella categoria 1B? La pianificazione è critica, fondamentale per tutti i compiti di operazione della PLE. La mancata esecuzione delle valutazioni dei rischi e del sito e lo sviluppo di un sistema di lavoro sicuro, che viene chiamato anche SSOW, aumentano ovviamente il rischio di infortuni. In particolare, una dei tipi di PLA del gruppo 1B offre una portata straordinaria e sicura, più sicura rispetto ad altri sollevatori, e sono i cingolati compatti o gli spider lift, che vedete qui sullo schermo. È una situazione straordinaria, perché possiamo utilizzare effettivamente questi strumenti in maniera sicurezza. Sottolinea inoltre l'importanza che non è solo semplice utilizzarle, ma anche utilizzarle in maniera sicura. È molto importante anche come montarli in maniera sicura. Data la loro facilità di utilizzo su pendii, rampe o terreni irregolari, è necessaria quindi un'attenzione ancora maggiore alla corretta pianificazione all'accesso da e verso i cantieri e dell'area di lavoro. Come vedete in questa slide, include ostacoli di accesso interni ed esterni che devono essere osservati in anticipo, in modo da anche valutare se la macchina sta all'interno degli spazi. Un'altra cosa è assicurarsi di analizzare adeguatamente il sito di lavoro per quanto riguarda la pressione sul pavimento, quindi non solo sulla struttura, ma anche ovviamente anche su limitazioni di copertura, rivestimenti, le aree cave, cambiamenti di quota tra scarico, sito di lavoro. Dobbiamo assicurarci di mettere in sicurezza l'area di lavoro sia intorno alle PLE, ma anche sulle PLE. Perché certe volte questi sollevatori sembrano piccoli, nonostante la capacità di portata, ma i rischi e i pericoli possono essere molto, molto importanti e seri, come vedete nella slide.
Come abbiamo detto, e in ogni caso abbiamo parlato a lungo e largamente di questo argomento, è importantissimo l'utilizzo dei corretti, degli stabilizzatori. Molto importante e una precauzione fondamentale quando utilizziamo una 1B è quella di utilizzare gli stabilizzatori sia anche se ci troviamo su pavimentazioni solide, quindi non cedevoli, sia su pavimentazioni che non sono, sono solide, tipo per esempio il terreno morbido. Grazie, grazie davvero. Potrebbe essere un webinar futuro se consideriamo l'1B, magari teniamo presente questo, eventualmente ti terrò presente come relatore. Grazie, spero di vederti presto per la discussione. Ora passiamo la parola a Mark Blundy. Mark, che è direttore del gruppo Bowner Kirkland per la salute e sicurezza. Buongiorno a tutti, sono Mark Blundy, appunto ricopro questo ruolo nel Regno Unito e oltre 35 anni di gestione della salute e sicurezza, più di 16 presso Bowner Kirkland e più di 15 come regolatore ispettore HSE per la salute e sicurezza. Il nostro gruppo è eterogeneo, la principale attività di costruzione e gestione dei subappalti è pari a 1,2 miliardi di sterline, in settori quali alloggi circa 1,2-1,5, costruiamo molte scuole. Nel nostro gruppo abbiamo anche diverse aziende di contractor che possono occuparsi di altri tipi di attività, in particolare comprendono due grandi appaltatori di macchinari meccanici ed elettrici, aziende di copertura e rivestimenti, costruzioni in legno ibride, legno acciaio, un'azienda di costruzione modulare SIPS, pannelli fuori sede e aziende di intonacatura. Abbiamo circa 1700 dipendenti, in una giornata tipo contiamo circa 5000 lavoratori in cantiere. Le PLE sono nel nostro DNA, ne usiamo di tutti i tipi, dalle PAV, pantografi e bracci, comprese quelle a ponte, i superbracci, occasionali ragno, megabracci montati su camion. Non utilizziamo camion con benna o veicoli, utilizziamo PLE. Oggi ne abbiamo circa 120 cantieri e tutto viene noleggiato. Non possediamo nessuna PLE. Per esempio, il nostro progetto per il magazzino di Warrington ha più di 100 PLE in cantiere, tra cui 15 superbracci superiori a 125 e diversi dei più grandi sollevatori a pantografo del Regno Unito. E inoltre il progetto prevede molti accessi a bassa quota. E il motivo per cui vi sto parlando di questo è che in tutta la nostra attività ci affidiamo alle PLE per l'accesso sicuro e i lavori in quota. Slide successiva. Quindi parliamo di gestione di sicurezza. Qual è il nostro approccio alla SQL Health and Safety? Noi prendiamo sempre sul serio la gestione della salute e sicurezza. Le cose non vanno mai secondo i piani, ma noi ci impegniamo al massimo per assicurarci che sia così. Abbiamo un approccio sistematico alla gestione degli incidenti, alla prevenzione di quelle future elezioni. Questo inizia con l'approvvigionamento e la selezione di appaltatori e impianti specializzati. Vogliamo che i nostri siti ci siano le persone giuste, addestrate e adeguatamente equipaggiati per i loro compiti. I nostri siti devono essere adeguatamente organizzati per essere sicuri di coordinare tutte le attività in corso. Controlliamo la conformità, facciamo rispettare le regole, abbiamo procedure chiare basate sui requisiti normativi di settore e su controlli aggiuntivi che sono per noi importanti. Nel Regno Unito siamo sottoposti a una regolamentazione stringente dalla parte dell'HSE, in particolare per quanto riguarda i lavori in quota. Le sanzioni sono potenzialmente dell'ordine di milioni di sterline, quindi sono davvero delle minacce molto importanti e le cose consentite dall'OSHE, in particolare l'uso di imbracature, linee vita o lavori senza parapetti, non sono consentiti. Il piano, diciamo, di sicurezza e il funzionamento di sicurezza delle PLE in cantiere. Noi dobbiamo scegliere gli impianti giusti, i ragni, deck rider, superbracci sono il nostro pane quotidiano. Ciò nonostante, continuiamo a pianificare il lavoro in ogni dettaglio. Dobbiamo adottare innovazioni, quindi protezioni secondarie, ausili per la modernizzazione, assicurarsi che l'impianto abbia un collaudo aggiornato, un esame approfondito di 6 mesi, lo registriamo e aggiungiamo un adesivo di autorizzazione.
Poi registriamo i controlli giornalieri e settimanali dell'utente, questo per gestire eventuali guasti. Le condizioni del terreno sono fondamentali, chiaramente le condizioni delle superfici devono essere idonee, i progetti e i controlli delle opere temporanee sono comuni nelle nostre attività. Dobbiamo assicurarci che gli operatori controllino il terreno e non vadano fuori dai limiti. In particolare poi quando devono rimanere all'interno di questi confini, di questi limiti, per evitare appunto che ci si blocchi. In particolare vanno confinate le attività di altre persone presenti in cantiere per evitare che vengano lanciati oggetti, caduta di oggetti o controllare i rischi di movimento degli impianti. E poi dobbiamo disegnare le aree di carico e di scarico, le aree di quarantena o di manutenzione. Next. So, safe people. Poi la sicurezza per le persone. Questo per noi parte con la formazione, con la comprensione delle regole e so che ci sono conseguenze per chi le infrange. Quindi noi formiamo le persone, qui in queste immagini potete vedere alcune delle formazioni per i nostri manager. Chiaramente la formazione è importante, le imbragature di sicurezza nei bracci, in particolare devono essere comprese queste caratteristiche, appunto la sicurezza delle imbragature di sicurezza nei bracci, ci occupiamo di valutazione del rischio, dichiarazione di metodo, compresa la discesa e recupero di emergenza. Cosa succede se è nell'esercitazione di recupero, se qualcosa va storto, e poi vengono anche per il in questi casi. Ci occupiamo dei DAB, ovvero i briefing giornalieri sull'attività, per la pianificazione e il coordinamento, perché tutti sono a rischi e tutti sono tenuti a partecipare all'osservanza e all'applicazione delle regole. E in particolare dobbiamo pianificare attentamente l'uscita del trasportatore in quota, se questo diciamo si rende necessario. E poi, che cosa succede se dobbiamo gestire anche il funzionamento sicuro delle PLA in cantiere in casi incogniti? Le cose possono andare male e sicuramente succederà che vadano male. Posso citare solo alcuni esempi degli ultimi 15 anni. Nessuna folgorazione, intrappolamenti. Ci sono stati tre casi gravi nella nostra azienda prima del 2010, una vittima per un uso non autorizzato da parte di un operatore non addestrato, con mani schiacciate tra le strutture, e i guardrail sono frequenti. Chiaramente le PLE possono urtare delle strutture, impianti o persone, e sono stati colpiti da veicoli o impianti. Macchine hanno colpito le strutture, quindi questi sono casi che sono effettivamente avvenuti. Un autista di consegne che manovrava un sollevatore a pantografo si è investito da sé, quindi abbiamo visto dei guasti alle macchine, le ruote si sono staccate da un paio di sollevatori a pantografo, cedimenti strutturali del telaio, del pantografo, non sappiamo che cosa sia successo effettivamente, ma ci sono state delle macchine consegnate con dispositivi di sicurezza non funzionati, dei guasti elettrici ai sensori o a diversi dispositivi. Abbiamo messo in discussione tutto il processo di controllo e abbiamo smesso di rifornirci da un importante noleggiatore europeo, perché eravamo preoccupati di quello che poteva succedere in questo processo. Per quanto riguarda il ribaltamento, non in uso, ma le PLE cadono dai camion durante il carico, il sollevamento con gru e sollevatori telescopici non è sempre controllato, però questo riguarda tantissime ore di lavoro. E poi un altro esempio, il cartongesso con gru a secco in lastre di 1,2x2,4, trasportato in un ascensore, in una macchina a forbice, in un pantografo, ed è caduto su un operatore, quindi la pila di tavole sul bordo è caduta, pesava 500 kg. Per due volte ci sono state persone che sono intrappolate le mani, amputate le dita. In milioni e milioni di ore di lavoro chiaramente abbiamo assistito
rispetto a questi tipi di incidenti. Quindi, che cosa abbiamo, qual è la lezione che abbiamo appreso? Imparare dagli errori, registrare gli incidenti mancati e i danni, nonché le infortuni con le lesioni, che sia su carta o che sia su un'app, però la segnalazione non è un peccato, mentre la mancata segnalazione lo è. Qui è un esempio in cui un laboratore a terra lavorava molto vicino al pantografo e qui poteva essere un mancato incidente perché diciamo, poteva colpire l'edificio, poteva essere investito dalla macchina, ma come dicevamo la segnalazione non è un peccato, ma non segnalare sì lo è. E quello che abbiamo imparato, le conseguenze di un utilizzo non sicuro delle PLE includono incidenti e infortuni gravi e mortali. Abbiamo avuto esperienza negli ultimi anni, ho avuto esperienza diretta negli ultimi 20 anni in tutte le categorie principali di infortuni riportate da IPAF. Abbiamo dei fornitori affidabili e attrezzature affidabili che sono importanti, così come il pronto intervento in caso di problemi. Le condizioni del sito devono essere compatibili con l'attrezzatura, ovvero situazioni in cui si rimane bloccati e il recupero comportano pericoli e danni. Le persone vanno addestrate sia su piattaforme a braccio, ancorato alla cesta o una red card, ma vanno sempre addestrate. Il controllo delle chiavi, persona sul veicolo, la chiave deve essere nei controlli a terra, la persona fuori, chiave staccate. Possiamo e dobbiamo smettere di lavorare con fornitori. Possiamo e dobbiamo smettere di lavorare con fornitori o macchine specifiche con cui abbiamo avuto problemi. Una delle cose che facciamo è quello che è di optare per una ricarica sicura delle batterie. Gli incendi dei cavi sono sempre più frequenti, quindi vietiamo l'uso di avvolgicavi o cavi a bobina. Emettiamo anche delle allerte, pianifichiamo il salvataggio da cesta a cesta in situazioni complesse, i controlli a terra sono lenti, i pantografi possono essere difficili da recuperare e soprattutto sono difficili e lenti. E poi consideriamo le nostre regole, le rivediamo e le nostre procedure per una gestione sicura delle PLE. Ed ecco, questo è, arrivo alla fine della mia presentazione. Grazie, Brian. Grazie Mark. E grazie anche agli esempi molto tangibili e le informazioni che sono super chiare per poter operare in sicurezza in cantiere. Possiamo anche spostarci al dibattito nel nostro panel e mi raccomando, potete fare tutte le domande che volete. Ma per prima cosa, voglio dire che lo prepariamo il rapporto globale della sicurezza e voglio dire che tutte le informazioni che riceviamo sono anonime e confidenziali, per cui tutte le informazioni e le segnalazioni sono individuali, comunque tutti i riferimenti personali vengono rimossi. Poi analizziamo qual è la problematica principale del nostro settore e cerchiamo quindi di mitigarla o di risolverla. Andiamo a rispondere ad alcune domande. Vorrei iniziare con Alana. Vorrei un attimo parlare con Alana. Hai notato dalla tua presentazione, hai menzionato difficoltà con lo carico-scarico sul lato cliente. Possiamo elaborare un po' di più delle problematiche più comuni rispetto a questo? Sì, grazie Brian. Sì, riceviamo rimostranze in maniera regolare su questo. Naturalmente, fornire, noleggiare all'industria è particolarmente abbastanza semplice perché sappiamo quello che ci aspetta, ma noleggiare soprattutto al settore edilizio è un pochino più complesso perché potrebbero andare in sedi dove ci sono case, dove ci sono scuole. Dobbiamo analizzare il luogo più adeguato per andare ad effettuare il carico-scarico in sicurezza. Molto spesso arriviamo dal cliente e non troviamo quello che ci aspettavamo, per cui i nostri conducenti devono anche essere creativi e pensare dove
secondo il loro giudizio, poter scaricare la PLE in modo da minimizzare il rischio di infortuni o di incidenti. Questa è una delle cause principali che noi dei noleggiatori riscontriamo quando andiamo a lavorare. Andiamo a consegnare in un sito edilizio e non sappiamo dove scaricare. E spesso consegniamo e scarichiamo e carichiamo non durante il giorno, per cui c'è il buio. C'è un numero particolarmente elevato di questioni, di problematiche nel nostro settore. Chiediamo ai nostri clienti di analizzare gli spazi quando pianifichiamo di caricare e scaricare la PLE. Grazie, e hai fatto una lista molto interessante di punti. Vorrei passare la parola a Mark, e per quanto riguarda te, come fate a fornire uno carico scarico sicuro? È necessario farlo innanzitutto, non possiamo aspettarci che gli altri lo facciano per te, naturalmente, e non ci possiamo aspettare che venga creata una zona sicura dal nulla. Dobbiamo prevedere tutto. È necessario andare, per esempio, a pensare che a volte potrebbero esserci dei suoli congelati, molto freddi, insomma, analizzare ogni aspetto. Abbiamo parlato di 1B oggi, 90% delle segnalazioni dagli Stati Uniti. La mia domanda è: non tutte queste segnalazioni non tutte le persone che presentano una segnalazione sono tecnologiche. Quindi a te la domanda: qual è secondo te, dal tuo punto di vista così da esperto, nella categoria 1B del braccio statico, qual è il miglioramento principale? Quello che ha migliorato la sicurezza in questa categoria è che al momento la maggior parte dell'attrezzatura utilizza di sensori che non avevamo in passato. In molti casi, quindi, in molti modi, la macchina ha ora la possibilità di in qualche modo pensare più in avanti rispetto all'operatore stesso, monitorando anche la pressione degli stabilizzatori con sensori di prossimità. Vediamo anche che parliamo del numero elevato di decessi per elettrocuzione negli Stati Uniti. Vediamo oggi che una volta che ci avviciniamo troppo a una linea elettrica, possiamo integrare un sistema nella macchina per attivare una notifica del fatto che ci stiamo avvicinando troppo alla linea elettrica e quindi del pericolo possibile. Quello che vediamo adesso e vedremo soprattutto nel futuro, e avrà un enorme impatto sul futuro della sicurezza. Naturalmente poi c'è il fattore umano, il fattore stupidità. Le persone fanno di continuo cose stupide e il livello quindi di formazione e di addestramento negli Stati Uniti, mio malgrado devo dirlo, è un po' carente rispetto ai livelli degli altri paesi. Nessun dubbio riguardo a questo, e la formazione è un settore chiave per ridurre il numero dei decessi e degli infortuni. Grazie mille, Abby. Marco ha fatto davvero un commento molto interessante prima riguardo il nostro settore Bowman & Kirkland. Il fatto di segnalare non è un peccato, ma il mancato segnalamento, la mancata segnalazione che è il peccato. Noi continuiamo a farlo, lo facciamo da tanto tempo ed è un po' un mantra, sì, è quello che se sollevi una questione può essere valida, quindi chiaramente segnalarlo ha sempre senso. È la comunicazione, un briefing di reattività, tutto per fare in modo che le cose possano essere più
più sicure possibile. Le persone rispettano questo principio e lo sposano, quindi qualsiasi tipo di lamentela può avere senso. Non c'è sanzione se qualcuno fa una segnalazione, quindi sicuramente è il modo migliore ed è un'attività, diciamo, è meglio segnalare che continuare ad avere questi. E a volte persone hanno paura di quello che non conoscono, quindi magari si può essere il timore di fare delle domande o di segnalare qualcosa. La red card a volte può essere più efficace nel Regno Unito. E il IPAL di IPAF permette di fare delle segnalazioni in modo anonimo. E quindi per quanto riguarda l'accesso alle PLE può essere appunto anonimo, noi ne riceviamo molte, sicuramente sono sempre le benvenute queste segnalazioni. Abbiamo una domanda da Jim: che cosa è stato fatto per aumentare la segnalazione degli incidenti nel settore? E Alana, puoi rispondere tu? Yes, I can, Brian. Thanks, Jim. Sì. And the country councils promoting it. Sicuramente c'è un consiglio di promozione che porta avanti questa iniziativa per le aziende di noleggio che sono soci IPAF. E c'è stato appunto un aumento significativo delle segnalazioni nel Regno Unito. Anche dalla Commissione internazionale di sicurezza, di cui sono vicepresidente, ha registrato un aumento di queste segnalazioni da parte dei clienti. Quando questi si verificano, e prima si parlava di un paradosso, però anche nelle aziende di noleggio vediamo che succede spesso come, diciamo, risultato del noleggio delle macchine o di eventuali problemi che ci sono state con le macchine stesse. Ci sono diverse indagini che vengono portate avanti qualora ci siano dei guasti o delle segnalazioni. Quindi con dati più accurati. E sicuramente Brian, inserisciti pure tranquillamente. Sì. Sì, assolutamente. Una cosa che abbiamo fatto all'interno di IPAF è che ci siamo nelle commissioni e nel consiglio e diciamo questo è proprio un punto all'ordine del giorno, quello delle segnalazioni, in modo che vengano segnalati gli incidenti, gli infortuni. E sembra che ci sia un buon progresso in questo senso. Alan chiede: qual è il tipo principale di incidenti che causano delle vittime nell'industria del verde, quindi nella manutenzione del verde? E questo lo vediamo dal punto di vista degli Stati Uniti. Sì, grazie. Penso che non ci siano da dubbi sull'elettrocuzione, la folgorazione. Spesso negli Stati Uniti vediamo che, specialmente nei paesi del nord, vi sono delle linee elettriche che non sono a terra per diversi motivi. Vi sono linee elettriche ovunque. E questo chiaramente può rappresentare un rischio per le zone residenziali, in prossimità delle zone residenziali, e la manutenzione del verde chiaramente va di pari passo con la manutenzione delle linee elettriche. Quindi è importante educare gli operatori, ma anche, diciamo, chi è coinvolto sui possibili pericoli. È importante mantenere le distanze, che a volte questi operatori si sentono con dei superpoteri, ma è importante che siano addestrati in questo senso e abbiano qualsiasi accortezza. Uno dei motivi per cui appunto in questo settore si verificano diversi incidenti di elettrocuzione. Stavolta devono montare, per esempio, le attrezzature e quello che è previsto nelle zone circostanti possono essere delle pendenze eccessive o altre, diciamo, caratteristiche che possono poi comportare alle
elettrocuzione o folgorazione. Sì, sicuramente spesso vi sono i test che non vengono condotti correttamente per le attrezzature stesse e questo può avere un impatto sulla piattaforma. Sicuramente anche questo fattore va tenuto in considerazione. Ho un commento anche rapido. Il pericolo sul fatto che i produttori devono essere più attenti e ai controlli anche degli operatori sono molto comuni nel settore, anche nell'uso della cesta. Spesso possono esserci delle conseguenze fatali e vediamo che spesso non facciamo abbastanza per far sì che gli operatori siano consapevoli dei pericoli che possono correre all'interno della cesta e che siano isolati correttamente. Sfortunatamente non lo sottolineiamo abbastanza e qualche volta ci sono delle conseguenze perché ci possono essere un avvicinamento troppo eccessivo alle linee di elettriche. Sicuramente questo potrebbe essere anche un punto all'ordine del giorno per il prossimo webinar. E poi parliamo degli oggetti che cadono. Mark, a volte vediamo questa una protezione inadeguata, no? Per questi oggetti che cadono. Qualche pensiero riguardo, qualche idea? Abbiamo qualche fornitore che in effetti che forniscono delle reti anticaduta, ma e stanno diventando sempre più comuni questi dispositivi che sono compatibili, tra l'altro, un sacco di fissaggi con diversi tipi di materiali, li mettiamo in scatole di cartone, per esempio, in modo che se cade qualcosa può andare direttamente sul terreno e non addosso alle persone, per esempio. Naturalmente sarebbe utilissimo avere qualcosa di preparatorio rispetto a che non avere nulla. Grazie Mark, un ottimo punto. So che come membro IPAF offrite effettivamente delle soluzioni sulla pagina membri del sito IPAF, che potrebbe appunto naturalmente delle soluzioni efficaci per i soci. Ci sono altre domande, ma quello che faremo è che vi risponderemo dopo quando il webinar è concluso, se per voi va bene. Il rapporto globale sulla sicurezza sarà disponibile in svariate lingue, una delle cose del quale sono molto orgoglioso è che l'ultimo rapporto globale sulla sicurezza è live, per cui vi esorto a collegarvi e a visitare il nostro sito web, si può scaricare. Il Dipartimento Tecnico della Sicurezza lavora di pari passo con voi per offrire sicurezza a livello globale. Se avete qualsiasi tipo di feedback o qualsiasi idea, inviateceli. Il lavoro è enorme. Vorrei ringraziare i membri del Comitato Internazionale della Sicurezza che ha dedicato un'enorme quantità di tempo per produrre questo rapporto globale. Non è affatto facile. E speriamo che appunto sia utile a tutti voi. Di sicuro ha aiutato me a preparare questo webinar. Vorrei ringraziare voi e nello specifico a tutti coloro che segnalano. Senza queste segnalazioni questo rapporto non sarebbe possibile. Abbiamo bisogno sempre più di più segnalazioni. Andiamo tutti verso la stessa direzione. Sappiamo tutti che questi infortuni, incidenti capitano. Per favore, segnalateci. Grazie. Ecco, qui siamo giunti al termine del nostro webinar, speriamo che vi sia stato utile. Sarà disponibile sul canale YouTube di IPAF nei prossimi giorni e anche nel sito web IPAF e condividetelo se potete. Grazie infinite a tutti voi.